Il dottor Cherubino Di Lorenzo, sono un neurologo e mi occupo di diete chetogeniche in ambito neurologico. La dieta chetogenica nasce infatti nel 1921 proprio per trattare pazienti epilettici farmacoresistenti. Poi il suo spettro di applicazioni si è man mano allargato sempre di più ad altre patologie neurologiche. Solo più recentemente, a partire dalla fine degli anni 70, si comincia a parlare di diete chetogeniche nel mondo del dimagrimento, che è il campo che oggi fa i numeri più importanti, i numeri più grandi. La dieta chetogenica negli ultimissimi anni è stata applicata anche nelle pazienti con lipedema, proprio in virtù dell'alterazione del metabolismo lipidico che queste pazienti hanno. Infatti, andando a ridurre fortemente l'introito dei carboidrati e aumentando eventualmente i grassi, le pazienti con lipedema riescono ad attivare delle modificazioni biochimiche nel proprio organismo che sono proprio volte a attuare una sorta di liposuzione biochimica che alla fine riduce i volumi e quindi finalmente queste pazienti riescono a perdere peso, cosa che in precedenza e con altre diete non erano mai riusciti a fare. La dieta chetogenica sta ampliando sempre più il proprio spettro d'azione, in particolar modo nelle malattie del metabolismo, quindi prevalentemente soggetti che manifestano una caratteristica che è chiamata insulinoresistenza. In buona sostanza, questi soggetti hanno difficoltà a metabolizzare i carboidrati e quindi tendono a produrre più insulina perché l'organismo non risponde a questo tipo di stimolo. Sono quei soggetti che magari riescono con difficoltà a perdere peso, mentre invece ingrassano molto facilmente. Sono quei soggetti che paradossalmente vanno incontro ad ipoglicemie. Sono soggetti che poi purtroppo sono candidati col passare degli anni a sviluppare il diabete, l'ipertensione arteriosa o un aumento dei valori circolanti dei grassi nel sangue e quindi tutti i fattori di rischio poi per gli infarti e gli ictus. Quindi fare questo tipo di dieta può voler dire veramente fare prevenzione primaria nell'ambito delle patologie cerebrocardiovascolari. Inoltre, da neurologo non posso non segnalare gli studi che noi abbiamo condotto in tutti questi anni, sono 10 anni che ce ne occupiamo almeno, sui pazienti affetti da emicrania. L'emicrania è una patologia neurologica altamente prevalente, forse la più prevalente che ci sia, è quella che crea la maggiore disabilità nei soggetti under 50. Ecco, i soggetti emicranici in un terzo dei casi non rispondono minimamente alle terapie farmacologiche in corso, che attualmente sono, diciamo, in uso, mentre invece con la dieta chetogenica noi ed altri gruppi abbiamo constatato un tasso di risposta del 75%, quindi una percentuale veramente molto elevata, parlando di pazienti che non rispondevano a niente. In più, molto spesso i soggetti emicranici manifestano questa sindrome metabolica più rispetto ai soggetti non emicranici. Quindi far fare la dieta chetogenica a un paziente emicranico, magari sovrappeso o obeso, vuol dire curare l'emicrania e prevenire l'evoluzione di questa sindrome metabolica di cui essi sono portatori, magari senza saperlo.